La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo la solennità di nostro Signore Gesù, Re dell'universo. Affidiamoci ancora a Lui, riconosciamo la Sua Signoria su di noi, ma riconosciamo soprattutto la Sua misericordia. Ne abbiamo sempre bisogno per essere degni del Suo amore e degni di celebrare questi santi misteri. Signore, che è asceso alla destra del Padre, ci fai dono del Tuo amore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della Tua parola, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, Re dell'universo e Dominatore dei secoli, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che hai posto il tuo Figlio come unico Re e Pastore di tutti gli uomini,
per costruire nelle tormentate vicende della storia il tuo regno d'amore, alimenta in noi la certezza di fede che un giorno, annientato anche l'ultimo nemico, la morte, egli ti consegnerà l'opera della sua redenzione, perché tu sia tutto in tutti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Il Signore mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è mio pastore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e non mi avete dato da bere. Ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Celebriamo la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. E questa solennità conclude l'itinerario che ci ha accompagnati nell'intero anno liturgico, dall'Avvento a questa ultima domenica dell'anno. Abbiamo seguito il Signore, ci siamo fatti Suoi discepoli, ci siamo lasciati ammaestrare da Lui, ci ha indicato una vita nuova. E al termine di questo anno possiamo chiederci: ma abbiamo seguito il Signore fino in fondo? Siamo stati il suo gregge fedele? Ci siamo lasciati guidare da Lui? Con una grande certezza, l'abbiamo ripetuta nel Salmo esponsoriale: se il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Ma dobbiamo lasciarci guidare da Lui. Dobbiamo far sì che la Sua parola diventi la regola della nostra vita. Dobbiamo mettere da parte noi stessi, le nostre letture, le nostre interpretazioni e fidarci di Lui. Ci sarà un tempo nel quale, ce l'ha detto il brano del Vangelo di Matteo, saremo giudicati da chi? Da Lui, dal Cristo Pastore, dal Cristo che ha tenta continuamente di portare a compimento il compito che il Padre gli ha consegnato: fare di tutti noi un regno di amore. Ecco, alla fine della vita, questo pastore ci giudicherà. Su che cosa? Sull'amore. Dobbiamo ricordare sempre quella bella espressione di San Giovanni della Croce: alla fine della vita saremo giudicati sull'amore. Ed ecco, la pagina del Vangelo ci dice proprio questo. È Gesù che giudica le pecore e i capri. È il momento nel quale tutti saremo davanti a Lui. Mi viene davanti l'immagine stupenda del giudizio universale di Michelangelo nella Cappella Sistina. Tutti davanti al giudice, ci giudicherà. Su che cosa? Sull'amore.
Ma la cosa sorprendente è che il Signore cosa fa? Non chiede se abbiamo amato gli altri, quelli che noi consideriamo altri. Io avevo fame, è Lui che si identifica con chi ha fame. Io avevo sete, io ero straniero, io ero emarginato. Io ero uno dei tanti nostri fratelli e sorelle che giacciono in questi giorni nei letti di ospedale in cui combattono con questo tremendo virus. Mi veniva immagine, leggendo questa pagina del Vangelo, una delle tante immagini che la televisione ci presenta. Ieri c'era un medico che teneva con la sua mano la mano dell'ammalato. Io credo che nel giorno del giudizio tanti di questi nostri fratelli che hanno dato anche la loro vita, medici, infermieri, personale di vario genere, saranno giudicati sull'amore. Hanno amato in questi nostri poveri fratelli il volto di Cristo e sentiranno da Lui, che bello, una parola: vieni, ero ammalato, mi hai visitato, mi hai sostenuto, mi hai dato speranza, mi hai fatto avvertire che non sono ormai segnato per sempre, sono degno ancora di una carezza, di una mano, di un piegarsi su di me. Credo che mai come in questo tempo queste parole di Gesù dicono tutta la forza di questa dimensione nuova che è l'amore che Lui ci ha predicato. Non va ad identificarsi con quelli che non hanno problemi, con quelli che vanno avanti tranquilli. Lui si fa ultimo, tra gli ultimi. Ero carcerato, io avevo il Covid, non mi hai trascurato, mi hai accolto, mi hai visitato, mi hai dato forza. Vieni, servo buono e fedele, sei degno di entrare nel regno. Che il Signore ci accompagni e ci faccia avvertire sempre che il giudizio non sarà solo sull'amore, non sarà sulle tante norme, comandamenti, no, perché se amiamo il Signore è certo che osserviamo la sua parola. Se lo amiamo dobbiamo trasformare il nostro modo di accogliere gli altri. È Cristo, soprattutto in quelli che nessuno accoglie, ma li accoglie Lui. E loro sono più fortunati di noi perché li accoglierà nel regno. Noi dovremo attraversare il giudizio se abbiamo amato, se siamo stati accanto, se non siamo passati oltre. Allora questa pagina sì, ci deve aiutare. Quando andremo davanti al Signore per il giudizio, il Signore che cosa ci chiederà? Mi hai amato? E forse avremo qualche attimo di esitazione, soprattutto se quest'amore parte da Lui e invade la vita di tutti i nostri fratelli. Forse avvertiremo che non siamo stati capaci di testimoniare con i gesti, con la vita, quell'amore sincero che abbiamo voluto donare a Lui, che abbiamo professato verso di Lui. Ma dicevo già qualche giorno fa, ma anche in questo caso il Signore si accontenterà anche del nostro poco amore, ma quello vero. Anche forse ripasseranno davanti a Lui e ce li ricorderà qualche gesto attraverso il quale abbiamo voluto vivere fino in fondo questa identificazione. Quello che ci ha chiesto aiuto era Lui, Gesù, non era quel poveraccio che giaceva ai margini della strada. Signore, allora oggi aiutaci a capire
qual è il nostro posto nel regno e qual è il prezzo da pagare, perché davanti a te che ci giudichi potremo sentirci dire: avevo fame, mi hai vestito, mi hai dato da mangiare. Tutto quello, Signore, non ti ho mai visto, ma quello che hai fatto a uno di questi miei fratelli, l'hai fatto a me. Signore, grazie se oggi la tua parola apre il nostro cuore e soprattutto giudica tanti nostri atteggiamenti nei quali siamo stati avari di amore. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Gesù. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Gesù Signore ci ha preparato un posto nel suo regno. Preghiamolo che ce ne renda degni. Diciamo insieme: pietà di noi, Signore. Pietà di noi. Per la Santa Chiesa di Dio, perché manifesti al mondo la grandezza di Cristo e del suo regno di amore e salvezza, preghiamo. Pietà di noi, Signore. Per coloro che hanno responsabilità di governo, perché adottino politiche economiche e sociali esclusivamente a vantaggio della dignità e della tutela di ogni uomo, preghiamo. Per i fratelli e sorelle che si sono addormentati nel Signore, perché siano accolti nella gloria di Dio e godere della vita eterna, preghiamo. Per noi qui presenti, perché riconoscendo il volto di Cristo in ogni uomo sofferente, possiamo essere pronti a sostenerlo e accompagnarlo, preghiamo. Il Signore è buono e misericordioso, accolga nel suo regno di luce e di pace Francesca e Matteo e tutti i nostri fratelli defunti, preghiamo.
Signore Gesù, ascolta le nostre preghiere. Fa che sappiamo riconoscerti nel volto sofferente di ogni fratello, riempiendolo di amore, quell'amore che ti dobbiamo sempre, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, o Padre, questo sacrificio di riconciliazione. E per i meriti del Cristo, tuo Figlio, concedi a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato Sacerdote Eterno e Re dell'Universo il tuo unico Figlio, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso, Immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione. Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale. Regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni,
e alla moltitudine dei cori celesti cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
San Pio da Pietrelcina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, me indegno tuo servo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Ora con la fiducia e la libertà dei figli osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre,
io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Credo che dobbiamo aumentare un po' le nostre preghiere, perché il Signore ci faccia ritornare in questo Tempio Santo. Affretti i giorni della quarantena che i nostri frati stanno vivendo. La nostra preghiera è per loro, è perché questo Tempio continua ad essere il luogo che accoglie tutti quanti cercano il Signore, invocando San Pio. Sia Lui ad ottenere questo desiderio che tutti quanti noi ci portiamo dentro. Non possiamo fare a meno del Signore. Senza di Lui non possiamo vivere. Senza la certezza dell'Eucaristia ci sentiamo un po' impoveriti. E allora chiediamo al Signore che ci ascolti e renda di nuovo questo Tempio fruibile in tutte le sue ricchezze con l'opera appassionata e fedele dei carissimi frati cappuccini. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, allontani da voi ogni male, vi conceda i doni della sua benedizione. Amen. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate camminare nella via dell'amore. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché diventiate coeredi della città eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore Gesù, andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. Buona domenica.